Ciao a tutti, parliamo di vitalizi. Ebbene, ci siamo. Voi sapete tutti che alla Camera a luglio è stata votata la legge a prima firma Richetti sui vitalizi. Noi gioivamo, saltavamo, ci abbracciavamo, il PD era triste, piangeva, si guardava negli occhi silente e diceva: oddio, che cosa abbiamo fatto. È andata al Senato, abbiamo fatto di tutto per accelerare i tempi, non ce l'hanno permesso, hanno voluto prima approvare le cosiddette Rosatellum per garantirsi le poltrone, però adesso i nodi stanno arrivando al pettine. Proprio in questi minuti sono arrivati gli emendamenti in commissione sulla legge Richetti di vitalizi. Uno dice: in un mondo normale l'ha votata al Partito Democratico, l'ha proposta al Partito Democratico, l'ha firmata al Partito Democratico Richetti, e quindi non ci sarà più nessuna modifica al Senato, lisci, via come un treno. E invece no, guardate qua, questi sono tutti gli emendamenti che PD, Forza Italia e tutte le altre forze politiche hanno presentato. 250 emendamenti, di cui 49 del Partito Democratico e 65 di Forza Italia. Scusate, ma il nervosismo è tanto. 49 emendamenti significa che il Partito Democratico vuole ammazzare la legge. Renzi va in TV, Richetti vanno in TV, sono personaggi indegni a dire che loro vogliono abolire i vitalizi. E che il Movimento 5 Stelle non lo voleva fare perché non aveva depositato la legge, perché non aveva firmato la sua legge, come se firmare una proposta di legge fosse come approvarla. È veramente gente miserabile, fa arrabbiare questa cosa. Ma andiamo nel dettaglio, perché è veramente vomitevole. Li ho guardati velocemente. Allora, Sposetti Amati, due del Partito Democratico, senatori del Partito Democratico, abolizione, soppressione dell'articolo 1. Sapete che cosa dice l'articolo 1? Articolo 1 dice abolizione degli assegni vitalizi. Cioè il Partito Democratico, che ha votato alla Camera l'abolizione dei vitalizi, al Senato presenta un emendamento per sopprimere l'abolizione dei vitalizi. Ma non basta, signori, non basta, diffondete questo video, vi prego, non basta. Qua fa vedere come sono tutti coalizzati contro i cittadini italiani. Partito Democratico, Area Popolare, Forza Italia, UDC, GAL, Autonomie del Trentino, ancora Forza Italia, hanno presentato un emendamento che non solo salva il vitalizi ai parlamentari, consiglieri regionali e alle cariche elettive, ma aumenta gli stipendi e le pensioni, perché oggi la legge sui vitalizi li equipara a dipendenti pubblici, e qui invece va a equipararli ai parlamentari europei. Cioè salvano i vitalizi e aumentano stipendi e pensioni. Cioè noi siamo di fronte a queste cose. Tra l'altro, paradosso nel paradosso, lo presentano tutti questi, e poi lo presenta da solo Maurizio Gasparri, quel fenomeno twittomane che va ovunque a dire, ad attaccare la qualunque. Gasparri propone lo stesso emendamento: salvare i vitalizi e aumentare stipendi e pensioni. Cioè questi sono dei farabutti miserabili. Avete capito che abbiamo ragione noi, avevamo ragione noi anche in questo. Non li vogliono abolire, non li vogliono abolire, ci stanno e vi stanno prendendo in giro. Cioè questa è la realtà delle cose. Io ve lo dico e vi prego, diffondete questo video, e quando andate a diffondere, a parlare con le persone che vi stanno vicino e gli dite che questi, non diciamo criminali, diciamo miserabili, perché sono miserabili, vi stanno dicendo in TV che vogliono abolire i privilegi, invece non solo li mantengono ma vogliono aumentare stipendi e pensioni. È gente che non può essere votata. La Lega non ha avuto nemmeno il pudore di firmarli insieme ai suoi coalizzati da Accozzaglia, da Rosatellum, che ieri e oggi ha tenuto la fiducia, ha dato la fiducia al governo, ma ha votato contro l'abolizione dei vitalizi in commissione. Ricordatevi, signori, è un onore essere da soli dalla parte dei cittadini e contro i privilegi della casta. Noi siamo qua, siamo persone oneste che vogliono che una legge non nostra, addirittura firmata dal PD, venga approvata, e loro, che l'hanno fatta solo per prendervi in giro, non la vogliono mai approvare. Grazie, e vi prego di diffondere questo video.